Ciao a tutti! Ho cambiato location per stasera. Buonasera! Sai che è alta la musica, mi sa. Stasera faccio lezione direttamente da casa mia. Ragazzi, incrociando le dita che non mi escano le due bimbe. Ma in teoria no, le sta guardando il papà. Però se doveste sentire rumore in sottofondo, io ho due bambine, cioè ho provato, adesso sto provando a distrarle, ma è sempre un punto di domanda. Come state? Come state? È la nostra ultima lezione, per un pochino non le facciamo più, quindi io ho provato a fare un sondaggio, mi avete risposto di tutto, quindi sarà una lezione che prende un po' di tutto, perché mi avete detto, vabbè, i glutei erano ben come primo punto, glutei, braccia, interno, coscia, gambe, cioè praticamente facciamo tutto quanto, come al solito. Intanto, fin tanto che vi posso leggere, mi scrivete come vi siete trovati in questo percorso, come se vi è piaciuto. Le lezioni verranno comunque salvate, quindi qualora voleste ripeterle sono tutte lì, sia le mie sia quelle di tutti gli altri miei colleghi. Va bene, mi date un feedback su sia se si sono connesse le cuffie, perché con Instagram non si connettono, sia sulla musica. Ovviamente poi leggo tutto un pochino dopo. Provo a abbassarlo un pelo, mi sa. Comunque, partiremo da una posizione seduta come warm up. Facciamo un po' di allunghi per cominciare. Io, come al solito, se a maggior ragione che sono ancora con gli spazi più limitati, disattivo i commenti e li riattivo alla fine. Quindi ragazzi, se siamo pronti, io partirei. Vi vengo a controllare dopo. Speriamo che non dovrei avere problemi di connessione qua, ma a meno che Instagram non decida di tirarmi fuori. Partiamo. Disabilità. Ok, posizione seduta, mi porto in una posizione comoda, gambe incrociate, se riesco lascio gamba destra davanti alla sinistra, anzi senza se riesco, è così, perché poi devo cambiare gamba. In un primo momento voglio solamente portare le mani sulle mie ginocchia, sentire tutti e due gli ischi ben appoggiati a terra, far scivolare le spalle lontane dalle orecchie. Da qui voglio solamente con l'inspiro andare a aprire un pochino di più le spalle, portare lo sterno verso il basso, con l'espiro mi appendo alle ginocchia e curvo la schiena. Inspiro, apro le spalle, sguardo verso l'alto e fuori l'aria, curvo. Tre ancora così. Inspiro, apro le spalle, esterno che va verso l'alto, fuori l'aria, arrotondo la colonna, sguardo il mio obelico. Due, ecco, quando arrotondo la colonna voglio proprio creare spazio tra le mie vertebre e mi appendo davvero. Col prossimo riallineo andrò nell'inspiro, mantenendo la stessa respirazione, a portare spalle a sinistra, ginocchio destro, esterno parallelo a terra. Risalgo con l'espiro, spalla destra, ginocchio sinistro, curvo la schiena per andare indietro. Quindi avrò nell'inspiro la circonduzione per andare e espiro ho quella per tornare. Ancora due così, inspiro e dietro, faccio dei circoli belli grandi, sciolgo le spalle. Se voglio abbandono anche la testa, mi fermo, sguardo il mio obelico, sto, riallineo tutto. Lascio la gamba sinistra lì dov'è, allungo la gamba destra. Sono ancora in una prima fase, quindi non è che pretendo di fare le spaccate, però pretendo di tenere questo piede a martello, di tenere la gamba attiva, di tenere gli ischi attaccati a terra. Quindi se già sento che lo sollevo, vuol dire che devo chiudere di più la base. Da qui, flessione del busto. Andrò a mettere la mano sulla caviglia o sul polpaccio dove arriva, mi allungo verso destra creando spazio sul mio fianco sinistro.
Inspiro, vado al centro, fuori l'aria, flessione dall'altra parte, sempre gli ischi ancorati a terra. Se mi viene da portare l'avambraccio a terra lo faccio, altrimenti no. Inspiro e fuori per scendere, l'inspiro al centro, scendo dall'altra parte. Ancora uno così, provo a portare il movimento anche le dita delle mani e a cercare un pochino più di spazio tra uno e l'altro. Mi fermo al centro, mani dietro il tratto cervicale, apro i gomiti, addome attivo, gamba destra, piede martello, porto il gomito destro, ginocchio destro, sguardo sopra il mio gomito sinistro, con l'inspiro scendo, fuori l'aria risalgo. Immagino che quel piede destro lì stia schiacciando una parete lontana. Ancora due, in e su, due, fuori, uno, fuori, mantengo il punto di... apro, ok, voglio estendere il lato del mio piede e da qui porto il braccio sinistro verso l'alto. Posso prendere il bordo esterno del piede, posso prendere la caviglia, in ogni caso mi allungo in quella direzione lì. Con l'ischio sinistro appoggiato a terra, con l'inspiro ritorno al centro, torsione, faccio sì che quella gamba destra sia al centro in linea col mio esterno, mi aiuto portando una mano all'interno, una all'esterno, allungo la schiena e inspiro, fuori l'aria, comincio a camminare andando nella direzione di quel piede destro, sempre a martello. Addome dentro, immagino di avere una linea unica che parte dal coccige fino al tratto cervicale. Da qui ritorno al centro, porto la mano sinistra dietro di me, ho anche la mano destra già dietro, dita le porto rivolte all'esterno, con l'espiro sollevo il bacino, apro le spalle, esterno che va verso l'alto, se non mi dà fastidio sguardo al soffitto, inspiro mi siedo, due così, mi siedo, uno, il prossimo sta su, immagino di avere anche la stessa linea, piede destro col a martello, scendo, tutte e due le braccia salgono, stacco la gamba destra, la porto davanti a me, chiudo il ginocchio, afferro la caviglia, afferro quello che riesco, posso rimanere, metto di profilo, posso rimanere anche con la gamba leggermente piegata, voglio attaccare quella gamba destra, quella coscia destra al mio petto. Con l'espiro provo a stendere la gamba portandola bene in diagonale. Tra un espiro e l'altro provo ad avvicinarla un pochino di più a me. Sguardo oltre la punta del piede, non faccio così, ma sono con le spalle lontane dalle orecchie e cresco in direzione. Da qui, tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, 3, 2, 1, rimango, piede martello, stacco braccio destro, stacco braccio sinistro, così come sono, pian pianino, scendo, 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 disegno un 4 tra una gamba e l'altra, allineo la colonna, inspiro, ombelico verso la schiena, arrotondo, 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 spine stretch, ritorno a salire. Ancora fuori l'aria, mi chiudo andando oltre, inspiro, torno, immagino proprio di partire a distaccare le vertebre e torno, porto tutte e due le mani di fianco a me, riporto le gambe incrociate, avrò la gamba sinistra che è davanti adesso, vado un pochino più veloce, metto già le mani sulle mie ginocchia, parto già dalle circonduzioni nel senso opposto, spalla destra, ginocchio sinistro, inspiro, mezzo giro frontale, fuori l'aria mi appendo indietro, inspiro, fronte e dietro arrotondando. Come prima, provo a dare un pochino di movimento al movimento, quindi se mi viene da portare anche la testa lo faccio, mi fermo, rimango un attimo con la schiena arrotondata. Ritorno al centro, gamba destra lì, allungo la sinistra, piede martello, trovo la mia variante, braccio all'altezza delle spalle, allungo la colonna verso l'alto, flessione del busto sinistra, fuori l'aria, inspiro, torno, flessione del busto destra e torno, scendo a sinistra e torno, destra,
ritorno, piede sinistro martello, non alzo gli ischi. Il prossimo, rimango al centro, mani dietro al tratto cervicale, apro bene i gomiti, gomito sinistro, ginocchio sinistro, lo sguardo verso l'alto e torno fuori. Inspiro e su. 3, 2, il prossimo, ci sta. Apro più che posso questo gomito, cerco il soffitto con lo sguardo. Mantenendo questo, estendo il braccio destro, lo porto verso il cielo. Cielo. E estendo il braccio sinistro, provo a cercare il bordo esterno del mio piede sinistro, altrimenti va sul pavimento, altrimenti va sulla gamba dove ci arriva. Lo estendo anche oltre la linea dell'orecchio, sento bene quell'allungo di quel fianco destro. Ritorno con un inspiro al centro, torsione, porto la mano destra all'interno della gamba sinistra, la sinistra mi aiuta a ruotare un pochino di più. Immagino di avere lo sterno in linea con quella gamba, prima allungo la schiena, inspiro, fuori l'aria, mi chiudo in quella direzione, piede martello, se riesco questa parte terminale del tallone non tocca neanche a terra, è già su. Così come sono, ritornerò a salire, porto la mano destra dietro di me, dita già rivolta indietro, fuori l'aria, spingo il braccino verso l'alto, inspiro, mi siedo, fuori, lo spingo verso l'alto e scendo. Apro le spalle, scapole si toccano, fuori, inspiro, sto lì un attimo, provo a immaginare di avere le anche la stessa altezza, non collasso sulle dita dietro di me, ma mi spingo lontano da terra, da qui mi siedo, mantengo questa chiusura, chiudo la gamba sinistra, voglio attaccare prima la coscia al petto, afferro, posso anche lasciare le mani qua dietro se voglio, però tutto parte da qua, devo sentire la coscia ben vicina a me, spalle lontane delle orecchie come prima, con l'espiro provo a stendere la gamba, sguardo oltre la punta del piede, allungo, 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 immagino di andare verso l'alto con la testa, piede martello, punta, martello, punta, intanto che faccio martello punta non faccio una maxi gobba ma continuo a crescere verso l'alto, 3, 2, 1, mi fermo col piede martello, stacco una mano, stacco l'altra mano, la gamba mi rimane lì. E solo adesso, pian pianino, scende, 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 scende. Incrocio le gambe, tutte e due le mani vanno sotto le spalle, sono sui quattro appoggi. Ruoto i palmi delle mani indietro. Cat and cow così, so che i polsi li ho comunque sotto le spalle. Con l'espiro, contrazione, porto l'ombelico verso la colonna. E lo sguardo lì, inspiro, coccio giù verso l'alto, apro le spalle, sguardo davanti a me, stessa cosa di sempre tranne che con le mani rivoltate, fuori, inspiro, fuori, mi spingo lontano, inspiro, un altro così, inspiro, ritrovo il centro, porto le mani nella loro linea naturale, allungo la gamba destra dietro di me, da qui sollevo la gamba destra verso l'alto, andrò a portare lo sterno a terra tenendo i gomiti ben vicini a me, stessa cosa che se facessi un piegamento, con l'inspiro lo sterno tocca terra, col piede destro, gamba destra va verso l'alto, so che devo risalire qui, butto fuori l'aria, gomiti attaccati a me, ritorno su, punto il piede sinistro e il ginocchio destro va sotto di me al petto in questo plank, se riesco ginocchio al naso. Ritorno ad allungare la gamba destra, ginocchio sinistro che trova terra, piede destro martello, lo devo rifare altre tre volte, chiudo i gomiti, sterno a terra, piede destro che va verso l'alto, cioè piede che è tutta la gamba poi tra l'altro, fuori l'aria, mi spingo lontano, salgo già, sollevando ginocchio sinistro, il destro va in plank, si avvicina al petto, ritorno ad allungare, scende il ginocchio sinistro, piede martello, chiudo i gomiti, gamba sinistra sale, fuori l'aria, ritorno su, sollevo il ginocchio sinistro, plank, ginocchio al naso o al petto, ritorno, ultima volta, ginocchio sinistro scende, piegamento, sterno a terra, se riesco mento a terra, non sto collassando lì, fuori l'aria, mi spingo lontano, rimango in plank. E porto il ginocchio vicino al mio naso,
da qui, ginocchio a terra, porto la mano destra un passettino in avanti, ruoto la gamba sinistra, però anche a sinistra aperta, controllo di avere la mano destra sotto la mia spalla destra e estendo il braccio sinistro oltre la linea dell'orecchio. Quando sono pronto, stacco la gamba sinistra immaginando di creare una linea unica. Con l'espiro, contrazione, gomito e ginocchio si toccano verso l'alto, sto tutto chiuso così. E inspiro a lungo. Fuori, inspiro. Fuori, inspiro. Immagino di tirare qualcosa verso il ginocchio. E si dovrebbero trovare a metà strada. Due, uno, ci sta. Lì, 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 lì. Sinistra a terra. Sinistra a terra, gamba destra raggiunge la sinistra, sono in planche, mi porto punta dei piedi e ritorno indietro, punta dei piedi, ritorno indietro, ne faccio un'altra, alluccio a contatto, apro le ginocchia, fuori l'aria, scivolo in avanti, in questa versione del bambino sempre modificata in apertura, vado già sui polpastrelli, l'espiro sarà questo, inspiro, 4, appoggi, bacino scende, sollevo le gambe, spalle lontane dalle orecchie, fuori l'aria, balasana, inspiro, cobra, fuori l'aria, balasana, e cobra, spalle lontane dalle orecchie qua, 2, così come sono, stendo le due gambe che saranno l'apertura del bacino, e espiro, scendo con tutto il busto a terra, porto le mani dietro le schiene, intreccio le dita delle mani, se riesco alluccio i talloni a contatto, con l'inspiro, estensione della schiena, stacco le gambe da terra, inspiro giù, fuori l'aria stacco, e giù, due gambe attive, e scendo, il prossimo ci sta, scendo tutto, porto le mani sotto le mie spalle, vado ad aprire la gamba destra lateralmente, in giro di qua, disegnando un angolo di 90 gradi, faccio una mezza rana, piede dietro il ginocchio, tutte e due le anche appoggiate a terra, faccio due respiri qui, punterò il piede sinistro, porto le mani sotto le spalle, mi troverò sui quattro appoggi, già con quella gamba destra sollevata, gomiti bene attaccati a me, e sono qui. Così come sono, estendo la gamba destra lateralmente, e ritorno a piegarsi, fuori l'aria estendo, e chiudo, fuori, e chiudo, addome attivo, non collasso sul braccio sinistro, due, uno, mi fermo, apro lateralmente, scendo il piede a terra, sollevo il braccio destro, fuori l'aria, braccio destro sotto di me, spalla destra a terra, tempia destra a terra, braccio sinistro oltre l'estremità del mio capo. Il sedere sopra il ginocchio, ritorno con la mano sinistra sotto di me, con un inspiro faccio forza, torno in quattro appoggi, avvicino il ginocchio destro al sinistro, mi siedo un attimino sui talloni. Da qua, se riesco, porto il peso al sedere sulle punte dei piedi, stacco le ginocchia da terra e ritorno, inspiro. Il peso indietro, mi odio Instagram il mercoledì. E torno, un altro, indietro, allungo le braccia verso l'alto, come andiamo ragazzi? Mani a terra, quattro appoggi, ok, allungo la gamba sinistra, da qui come ho fatto prima, petto a terra, gamba sinistra verso l'alto, fuori l'aria, mi spingo lontano da terra, punto il piede destro, planche, ginocchio sinistro vicino al mio naso. Ritorno ad allungare,
Porto il ginocchio destro a terra, scende il petto, gamba sinistra sale, fuori l'aria, mi spingo lontano da terra, stacco il ginocchio destro, plank, inspiro, scende ginocchio, petto a terra, gamba destra sale, fuori l'aria, riallineo, stacco il ginocchio destro, ginocchio sinistro sotto di me, un'altra volta, scendo, chiudo i gomiti e fuori l'aria, ritorno, stacco il ginocchio destro, rimango lì un attimo, tengo il punto di contatto, porto ginocchio sinistro a terra, mi sposto io, col piede destro, so che devo fare quella specie di side plank facilitato, estendo prima il braccio, da qui ginocchio e gomito si toccano, fuori, inspiro, fuori si toccano, inspiro, torno, 3, 2, lo tengo lì sotto di me, sto, inspiro, allungo tutto, scende quella gamba, tutte e due le mani vanno a terra, ritorno sui quattro appoggi, gamba destra si raggiunge la sinistra, balasana e cobra, espiro, balasana, inspiro, cobra, espiro, balasana, inspiro, cobra, espiro, balasana, nel cobra, ci sto, sento se riesco le anche che si appoggiano a terra, stacco le punte dei piedi, porto le gambe a terra, una vertebra dopo l'altra, scendo al pavimento, lascio pure le mani qui, lascio il dorso dei piedi attivo, inspiro, stacco le mani da terra, stacco il busto da terra, stendo il braccio destro in avanti, ritorna, sinistro, ritorna e giù del tutto, andrò a fare, inspiro, salgo, fuori destro e sinistro e scendo, ancora due, in, stendo, sinistro e giù del tutto, un'altra volta, inspiro, stendo destra e sinistro e giù del tutto, rimango giù così come sono, lascio già le mani sotto le spalle come ho fatto prima, vado ad aprire lateralmente il ginocchio sinistro facendo quella mezza rana lì, se riesco ginocchio in linea con l'anca, piede in linea col ginocchio, quindi ho un angolo di 90 gradi qua. Lascio già i gomiti ben chiusi vicino a me. So che devo andare sui quattro appoggi con quella gamba sinistra in apertura. Inspiro, faccio forza e mi sistemo. Controllo di avere il bacino sopra il ginocchio. Da qui come ho fatto prima, espiro, stendo la gamba sinistra. Inspiro, torno. Fuori, idealmente quel piede va all'altezza dell'anca. Fuori, inspiro. 3 e 2 e 1, porto il piede a terra, mi sistemo, controllo di avere allineato il braccio sotto di me, spalgo il braccio destro oltre la linea della testa facendo un angolo, un triangolo, porto la mano sinistra sotto di me, con un inspiro torno sui quattro appoggi, avvicino il ginocchio sinistro, il ginocchio destro, stessa cosa, mi siedo, porto già le mani sulle ginocchia, stacco le ginocchia da terra, posso arrotondare, sento bene quel piede che va a sciogliersi, ritorno al centro, stacco curvando per avvicinare le gambe a me, e centro, un'altra volta, e centro, allungo le braccia, mani sotto di me, un passo dopo l'altro, plank. Da qua piego le gambe, sguardo tra le due mani, le ginocchia non toccano terra, fuori l'aria, inspiro plank, fuori l'aria, sedere sopra la linea dei talloni, mi tiro ben indietro e plank, 3 e come se mi lanciassi in avanti, 2, nel prossimo sto,
Sto un passo dopo l'altro, porto piede destro fuori dalla mano destra, piede sinistro fuori dalla sinistra. E sono in Malasana. Come andiamo, ragazzi? Da qua, penso sia proprio un problema delle dirette a questo punto, perché ormai ho cambiato tutti i posti del mondo. Circonduzioni. In un senso per sciogliere i polsi. E nell'altro. In modo dinamico, porto le braccia lunghe davanti a me, lascio la sinistra a terra, apro il braccio destro verso l'alto, espiro, inspiro, scendo, apro il sinistro, e giù, destro, inspiro, centro, fuori, apro, inspiro, due, e uno, mi fermo. Da qui, braccia forti a terra, sposto il peso davanti a me e ritorno indietro, salgo sulla punta dei piedi, apro bene le dita delle mani, gambe spingono le braccia spingono le mani e ritorno, due, il prossimo lo provo a tenere, posso staccare una gamba e poi l'altra, le braccia sono sotto le spalle, ci sto un attimo se riesco. E ritorno a terra. Da qui, piedi paralleli, porto i talloni a terra, stendo le gambe, lascio cadere la testa verso il basso, avvicino le gambe lasciandole alla larghezza del bacino, vado all'inizio del mio tappeto camminando, ischi verso l'alto, se riesco gambe tese. Da qui porto gli avambracci dietro i miei polpacci, le dita sono rivolte indietro, allungo bene la colonna, sguardo a terra, immagino di incollare l'addome alle cosce, ammorbidisco le ginocchia, una vertebra dopo l'altra, salgo, mani salgono verso l'alto, addome in dentro, relevé, scendo a terra, fuori l'aria, riporto le mani a terra, mi inspiro, stendo le gambe, stendo la schiena, afferro i miei polpacci, con l'inspiro mi allungo, sguardo a terra, ritorno a lasciare fuori l'aria una vertebra dopo l'altra, salgo, quando sono su, relevé, ritorno a scendere, mani a terra, stendo tutto quanto, afferro i miei avambracci, uttanasana, ammorbidisco una vertebra dopo l'altra, salgo, rimango e relevé un attimo. Adesso provo a scendere rimanendo con i talloni sollevati, se voglio posso portare le mani ai miei fianchi, apro le spalle, immagino di avere qualcuno che mi trattiene per i fianchi, disegno un angolo di 90 gradi tra il busto e le mie gambe, ischi che vanno bene indietro, ci rimango più un attimo, i talloni non sono andati a terra, sguardo sta giù, l'addome attivo, così come sono, provo a scendere, 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 sempre senza sollevare i talloni da terra. Mano destra a terra, mano sinistra a terra, un passo dopo l'altro, plank. Chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù. Rimango lì un attimo, passo il peso, piede destro, sinistro, destro, sinistro, mani forti a terra, orecchie in linea con le spalle, mi fermo, sale la gamba destra. Piego quella gamba, voglio portare il tallone destro, gluteo sinistro, apro bene l'anca. Da qui, così come sono, il piede destro va dietro di me per entrare in waiting, scende dietro, mi spingo lontano da terra, se voglio estendo il braccio destro, il piede destro è attivo, mi spingo lontano, i glutei sono attivi, lo sguardo lì dietro di me. Ritornerò a portare il braccio destro a terra in plank. Ginocchio al petto, piede destro sotto di me, disegno un triangolo, chiuso, le due mani sono a terra, sguardo tra le due mani, piego la gamba dietro, piego la gamba in avanti, piego la gamba dietro, piego quella avanti, passando il peso da una all'altra, inspiro e fuori, inspiro e fuori, un altro, fuori, sto al centro, mano destra a terra, stacco la sinistra, mi siedo così come sono, vado a creare questa specie di V tra le due gambe, non vado già in apertura perché voglio puntare i piedi,
posso lasciare le mani all'interno, ma le spalle devono essere ben attive. Gamba destra sale, fuori. Inspiro, sinistra, inspiro, insieme, fuori e destra, sinistra, insieme e destra, sinistra, insieme, punto destro, punto sinistro, insieme e piedi a martello, inspiro, fuori l'aria, scendo portando le braccia lontane davanti a me, spalle lontane dalle orecchie. Posso rimanere qui, posso rimanere qui, posso portare gli avambracci a terra, però provo a mantenere la schiena dritta. Se sono flessibile o particolarmente riscaldato, scendo proprio del tutto, immaginando però di portare sempre gli ischi indietro e allungare bene la colonna. Una vertebra dopo l'altra, ritornerò ad allineare, braccio destro dietro di me, ritorno a spingermi verso l'alto, ritorno a creare quel triangolo portando il braccio sinistro a terra, punto il piede sinistro, gamba destra raggiunge la sinistra, chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù, un respiro qui, piego le gambe, porto il sedere sopra i talloni, cammino salto portando i piedi tra le mani, inspiro, lascio cadere la testa verso il basso, stendo tutto quanto, ancora testa che cade, inspiro, stendo, fuori l'aria scendo, inspiro, stendo, fuori l'aria scendo, morbidisco le ginocchia, salgo, releve, stessa cosa dall'altro lato, addome indietro, mani sui fianchi, angolo di 90 gradi, immagino di portare gli ischi indietro, lo sguardo segue quella che è l'inclinazione della mia schiena, quindi prima voglio portare quell'angolo di 90 gradi, spalle aperte, mi aiuto con le mani qui, i talloni non sono scesi, così come sono, scendo, 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 stacco la mano destra, la porto a terra, la sinistra la porto a terra, mani forti a terra, se voglio, la stessa cosa di prima, faccio il mio corpo, un piede dopo l'altro, chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù, sale la gamba sinistra, piego il ginocchio sinistro, tallone sinistro, gluteo destro, apro bene quel fianco, devo venire verso di voi. Comincio ad aprirmi finché questa gamba sinistra andrà dietro, 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 white in, scendo e su, spingo bene il bacino verso l'alto, estendo il braccio sinistro tra le linee dell'orecchio. Gamba sinistra attiva, destra attiva, da qui riporto, mano sinistra a terra, planca, ginocchio al petto, porto quella gamba sinistra sotto di me, la faccio scivolare sotto, triangolo, tutte e due le mani appoggiate a terra, stessa cosa di prima, piego la gamba dietro, piego la gamba avanti, non tocco mai terra, dietro e avanti, dietro e avanti, dietro e avanti, dietro, avanti, e sto, stacco il braccio destro, torno al centro, mi siedo. L'ho già fatto prima, quindi so che se avevo troppa apertura non sollevo le gambe. Mi sistemo. Le mani a terra mi aiutano, però se voglio sentire di più le stacco da terra. Solleverò la sinistra, fuori. E destra e insieme. E sinistra e insieme. Destra, poi sinistra. Insieme, sinistra, destra, l'espiro è quando salgono, ok, piedi a martello, stacco le braccia, fuori l'aria, mi piego davanti a me, stessa cosa di prima, qui, 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 dove arrivo, posso prendere anche gli alluci e scendere giù del tutto, gambe comunque attive,
ritornerò pian pianino a portare le mani sotto di me, ritorno a salire, mano sinistra dietro, spingo di nuovo il bacino verso l'alto, mano destra scende a terra, faccio scivolare la gamba sinistra, in plank dove era prima, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Un respiro qua, piego le due gambe, sedere sopra i talloni, cammino, salto, piedi tra le mani. Inspiro, stendo tutto, fuori l'aria, lascio. Inspiro, stendo, e fuori lascio. Inspiro, stendo, fuori lascio. E una vertebra dopo l'altra. Salgo. Come andiamo? Sale il ginocchio destro. Lungo passo, piede destro, trovo il pavimento dietro di me. Se riesco non appoggio quel tallone destro, mantengo le anche chiuse, ho un pochino meno di equilibrio. Stacco le braccia verso l'alto. Da qui, ginocchio destro, tocca a terra, inspiro, fuori l'aria sale. Inspiro, scende, braccia cactus, porto i gomiti all'altezza delle spalle e fuori su. Inspiro e fuori, inspiro e fuori, inspiro, fuori, stendo la gamba destra, mani e fianchi, piego il busto, disegnando prima un angolo di 90 gradi, attivo bene le gambe, la coscia preme contro l'altra, tutte e due le mani a terra, inspiro, stendo la colonna, fuori l'aria, mi chiudo verso la gamba sinistra. Da qui piego la gamba sinistra, ruoto il piede destro, salirò in un guerriero 2, controllo di avere allineamento, tallone sinistro, arco del piede destro, reverse warrior, faccio scivolare la mano destra o sulla coscia o sul polpaccio, però non perdo l'affondo, ritorno, da qui ritorno al centro, porto tutte e due le mani davanti, ruoto di nuovo quel piede destro, chiudendo le anche. Mano destra a terra, torsione chiusa, stacco il braccio sinistro, sguardo verso l'alto. Vado in side plank, quindi stacco la gamba destra, raggiunge la sinistra, ho già il braccio sinistro sollevato. Se voglio, prendo il mio ginocchio sinistro, lo avvicino, lo avvicino, lo avvicino. Afferro. Se voglio il mio piede, lo stendo e porterò piede sinistro tra le mani. Appoggio il ginocchio destro. Stacco piede destro da terra. Con una circonduzione la mano sinistra prende quella del tallone destro. Se voglio scendo un pochino più in avanti. Faccio scendere il pube verso il basso. Tallone sinistro verso il gluteo destro. No, ho detto giusto. No, scusa, è il contrario. Tallone destro verso il gluteo sinistro. Lascio tutto, ritorno con tutte e due le mani al centro, stendo tutte e due le gambe per salire, piramide, tutte e due le mani passano al centro, piedi paralleli, alluce all'interno, talloni leggermente all'esterno, inspiro, stendo la colonna, fuori l'aria, faccio scendere la testa verso il basso, rimango, 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 ischi che vanno verso il soffitto, ritorno a puntare le mani sotto di me, inspiro, stendo la schiena, fuori l'aria, pian pianino, un piede dopo l'altro, avvicino, 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 larghezza del bacino, salgo, 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 ritorno a salire, faccio tutto dall'altra parte, solleviamo il ginocchio sinistro, lungo passo, piede sinistro dietro di me, guerriero 1, controllo di avere il ginocchio sopra il mio tallone sinistro, anche chiuse, braccia che salgono, scendo il ginocchio sinistro, scendono le braccia assieme, inspiro e fuori l'aria su, inspiro e fuori su, inspiro e su, due e uno, rimango teso, se serve distanzio, cioè avvicino la base tra i due piedi, porto le mani sui fianchi, anche chiuse, addome attivo, scendo con il busto.
È normale se sento che la caviglia fa movimenti per ricercare l'equilibrio. Così come sono? Mani a terra. Inspiro, stendo la colonna. Fuori l'aria. Mi avvicino. Piego la mia gamba destra. Ruoto l'arco del piede sinistro. Salgo, guerriero 2. Senza perdere allineamento, tallone, arco del piede dietro. Braccia alla stessa altezza, reverse warrior, allungo il fianco destro. Ritorno al centro. Torna il braccio sinistro, chiudo il piede sinistro. Mano sinistra a terra all'interno del piede destro. Forza sul braccio sinistro, controllo già che sia sotto la spalla. Il braccio destro è già lì, side plank. Io vi do tutte le opzioni, vi fermate nel caso dove volete. Se riesco, prendo il ginocchio destro, lo avvicino, afferro il piede e stendo con controllo piede destro sotto di me. Appoggio il ginocchio sinistro a terra, stacco piede sinistro da terra, mano destra cerca il mio piede sinistro. Adesso sì, quello che ho detto prima. Tallone sinistro, gluteo destro. Ritorno a lasciare, punto già. Il piede, stendo tutto quanto in questa piramide molto allungata. Porto tutte e due le mani al centro, lascio già, punti dei piedi all'interno. Tallone leggermente all'esterno, inspiro, stendo la colonna, fuori l'aria, scendo. E rimango lì un attimo. Posso portare le mani a terra, posso portarle all'interno dei talloni, posso portarle dietro per tirare un attimino il pavimento verso di me e scendere un po' di più verso terra. Ritorno con le mani sotto le spalle, inspiro, stendo un passetto dopo l'altro, avvicino i piedi, larghezza del bacino, salgo una vertebra dopo l'altra, tenendo la schiena dritta, sollevo i talloni. Vado ad avvicinare il sedere, i miei talloni, piego le ginocchia e rimango lì un attimo. Piccola torsione, mano sinistra fuori dal ginocchio destro, stacco il braccio destro dietro di me. Se voglio lo seguo con lo sguardo. Ritorno a salire il destro, mano destra fuori dal ginocchio sinistro, salgo il braccio sinistro, apro bene, la mano in linea con la spalla. E se voglio sguardo dietro per sentire come cambia l'equilibrio. Ritorno con le due mani in centro, mani a preghiera, pian pianino avvicino il busto alle cosce, mi siedo a terra, stacco le gambe da terra, Navasana. Allungo le braccia, mantengo le cosce vicino al petto, porto le mani dietro di me, appoggio i gomiti a terra, i gomiti sono sotto le mie spalle, le ginocchia sono sopra le mie anche. Non sono così, ma gli avambracci mi spingono lontano. Stendo le gambe verso l'alto. Con l'inspiro, le gambe scendono a destra. Hip circle, fuori l'aria, ritorno verso sinistra. Più scendo, più devo far forza per salire. Inspiro, scendo a destra. E fuori l'aria sinistra. Inspiro, nel mentre non collasso sugli avambracci, ritorno. Due, se riesco alluccio i talloni a contatto. 1, rimango al centro, scende piede destro, martello, inspiro, fuori l'aria, sale in punta, scende sinistro, martello, fuori l'aria, sale in punta, scende destro, martello, e torno in punta, 3, appena uno sale, l'altro è già pronto a scendere, 2, e proverei a tenere un angolo di 90 gradi sempre, da qui, scivolo con le braccia, la schiena scende, le gambe sono lì, dove sono? Mi sposto solo io. Piede alla larghezza del bacino. Piedi in flex, martello, tallone, ginocchio anche sulla stessa linea. Stacco le braccia, le porto verso il soffitto. Incollo le spalle a terra, mani e piedi sostengono il soffitto, addome schiaccia a terra. Tengo questo allineamento qua, non perdo le braccia indietro, non perdo le gambe in avanti. Potrebbe essere che mi tremino le gambe.
giusta un attimo. Da qui punto i piedi, punto le mani, mani vogliono andare verso i piedi, fuori l'aria, salgo col busto, inspiro, ritorno giù, gambe rimangono immobili, fuori salgo, inspiro, fuori, inspiro, inspiro, un altro, inspiro, le mani o le lascio lì o le porto lungo i fianchi, attacco bene allo cittelloni, baby drops, inspiro, scendono le gambe, in punta, ritornano martello, inspiro, scendono punta, fuori l'aria martello, so che scendono, quello che controllo per farle risalire, non devo curvare la parte lombare, e due, l'inspiro scendo, fuori l'aria salgo, ginocchia al petto, mani sotto le ginocchia, inspiro vicino le ginocchia a me, fuori l'aria, rotolo, navasana, inspiro, rotolo e fuori, trovo l'equilibrio, due, equilibrio, un altro, equilibrio, tengo le gambe lì, stacco le braccia, porto già le mani dietro di me, appoggio i gomiti, senza adagiarmi, ma mi spingono lontano, i gomiti sono sotto le spalle, stendo le gambe a 90 gradi, scendono le gambe a sinistra, inspiro, e fuori l'aria, torno a destra, inspiro, circonduzione, e su, inspiro, e su, qui sento gli addominali che lavorano, scendo a sinistra, inspiro, mezzo giro, fuori l'aria, ritorno, un altro, inspiro, fuori l'aria, ritorno, scende la gamba a sinistra, martello, fuori l'aria, torna a punta, scende la destra, martello, fuori punta, scende a sinistra, inspiro, fuori, due, non mi incasso sulle spalle, uno, e scivolo col braccio a terra, pilastro, piedi a martello, stacco le braccia, le porto sopra le spalle, incollo le spalle a terra, ombelico che schiaccia a terra. Adesso non vi faccio fare la cosa di prima, scenderà braccio sinistro, gamba destra con l'inspiro, fuori l'aria ritorna al centro, quando scendo se riesco punto il piede, punto la mano, inspiro opposto, fuori l'aria centro, quello che non scende rimane immobile, inspiro e su, inspiro, inspiro, se voglio al centro, salgo anche col busto, inspiro e su guardando tra le cosce, due, uno, ci sto, lo mantengo un attimo, con o meno tratto cervicale sollevato, prendo le mie ginocchia, le avvicino al petto, a luce a contatto, ginocchia che vanno verso le ascelle, dondolo a destra e a sinistra, voglio prima portare le ginocchia il più possibile vicino alle mie ascelle, da qui stacco i piedi, prendo l'esterno dei miei piedi, idealmente vorrei portare le cosce a terra e i talloni, cioè i piedi sono a martello e vorrebbero spingere il soffitto, quindi io li trattengo verso di me, ma loro vogliono andare a spingere. Ombelico sempre appoggiato a terra, se riesco cocci già appoggiato a terra, quindi ho tutta la schiena in appoggio. Pian pianino riporto gli alluci a contatto, vado a chiudere le ginocchia, porto piedi in appoggio a terra, allungo la gamba destra, allungo la gamba sinistra, lascio i piedi alla larghezza del bacino, inspiro, stendo le braccia dietro di me, salgo all'altezza delle spalle, ero là, fuori l'aria, guardo il mio ombelico, salgo, mi chiudo in avanti, ritorno ad allineare, inspiro, fuori l'aria, una vertebra dopo l'altra, scendo, rincollo la schiena al tappeto, porto le braccia lunghe dietro di me, piedi e martello, inspiro, salgono le braccia, fuori l'aria, sguardo l'ombelico, continuo, mi chiudo, ritorno, inspiro, fuori l'aria, una vertebra dopo l'altra, scendo, ritorno a terra, ultimo, inspiro, e fuori, rimango in chiusura, provo a rilassare la testa, la lascio cadere pesante, rilasso le spalle, se le mani sono arrivate ai piedi le lascio lì, se no le faccio cadere dove sono, se sono anche in parte del tappeto, non importa,
ricomincio a salire con la colonna, la allineo, rincrocio le mie gambe, inspiro, salgono le braccia, fuori l'aria, le spingo fuori lateralmente, inspiro, salgo e fuori l'aria, lontano, inspiro, salgo e fuori l'aria. E grazie, vengo a riattivarvi. Allora, come siamo? Aspetta, abilita i commenti. Come va, ragazzi? Ma perché il mercoledì c'è tutta questa gente che si connette, mi continua a dire stacca, riattaccami? Io ogni volta che vedo lo schermo nero dico mi stoppa tutto, esco. Com'è andata? Vi è piaciuta come ultima lezione? Alla fine c'era di tutto, c'erano braccia, che mi avete chiesto braccio, c'era l'interno gamba, c'era arm balance, volevo anche farvi una verticale, però poi ho detto no, dai, prossima volta quando ripartiamo. Allora, ci tenevo a ringraziarvi per essere stati con me il mercoledì sera, chi riusciva a fare le live lo ringrazio, i messaggi che mi sono arrivati, ringrazio chi si è recuperato le lezioni dopo, i feedback positivi che ho avuto, ringrazio Freddy per avermi dato questa occasione di praticare insieme a voi e spero di rivedervi prossimamente. Sapete che io comunque di dirette ne faccio sempre, quindi bastate che seguite il mio profilo e le pubblicizzo sempre. Va bene, grazie a tutti e un bacione.